Dopo aver conquistato il regno delle scimmie, Sun Wukong era costantemente inquieto perché non poteva fare a meno di pensare all'impermanenza della vita e all'inevitabilità della morte. Questa consapevolezza risvegliò in lui un intenso desiderio di immortalità. Essendo partito per superare i limiti dell'esistenza mortale, Wukong vide la ricerca dell'immortalità per proteggere se stesso e il suo regno dalle dure forze del tempo. Riconosceva che il viaggio sarebbe stato faticoso e irto di sfide impensabili, ma la sua volontà era incrollabile. Armato di una feroce determinazione, Wukong intraprese il viaggio più importante della sua vita, in cui avrebbe sfidato i limiti del regno della possibilità e del conosciuto alla ricerca dell'eternità. Sun Wukong partì per esplorare terre sconosciute, montagne mistiche e antiche foreste, dove ogni luogo offriva lezioni uniche. Durante il suo viaggio incontrò saggi e eremiti, imparò dagli elementi naturali e osservò le stelle per comprendere i misteri del cosmo. Ad ogni passo, ogni esperienza era una porta verso una comprensione più profonda della vita e dell'universo. Wukong non cercava solo la saggezza per raggiungere l'immortalità, ma anche una comprensione più profonda di se stesso e del mondo che lo circondava. Durante il suo viaggio, Sun Wukong incontrò diversi coltivatori spirituali, persone dedite all'arte di migliorare l'anima e la mente attraverso pratiche antiche. Questi incontri gli mostrarono varie tecniche di meditazione, alchimia e discipline spirituali. Il re scimmia fu particolarmente colpito dalla tranquillità e dalla profondità di questi coltivatori, che vivevano in armonia con l'universo. Imparò da loro l'importanza dell'equilibrio interiore e del continuo sviluppo spirituale. Con le loro capacità e conoscenze, questi maestri spirituali svolsero un ruolo cruciale nello sviluppo di Wukong come essere spiritualmente evoluto. Quando incontrò Su Buti, un rinomato maestro taoista, Sun Wukong lo considerò la guida ideale per raggiungere l'immortalità, ma Su Buti rifiutò di accettarlo come suo discepolo. Mise in dubbio l'impegno e la capacità di Wukong di seguire il rigido e disciplinato cammino del Tao. Su Buti notò che il re scimmia aveva uno spirito indomito e impulsivo, caratteristiche che, secondo lui, erano in contrasto con i profondi insegnamenti del taoismo. Sfidando questo rifiuto, Sun Wukong non si arrese. Decise di rimanere vicino a Su Buti, dimostrando con le sue azioni e la sua perseveranza la sua dedizione all'apprendimento. Wukong assunse un atteggiamento umile e paziente, praticando da solo la meditazione e le dottrine taoiste, rivelando la sua determinazione e la volontà di evolversi. La sua dedizione impressionò Su Buti, che alla fine riconobbe il potenziale e l'onestà di Wukong e lo prese come discepolo. Con la guida di Su Buti, Sun Wukong si addentrò nel taoismo, assorbendone i principi e le pratiche. Studiò l'equilibrio tra yin e yang, il significato del vuoto e la connessione tra microcosmo e macrocosmo. Wukong applicò questi insegnamenti con passione, cercando di entrare in armonia con il Tao, la forza fondamentale dell'universo. Attraverso anni di pratica diligente, Sun Wukong acquisì la padronanza delle 72 trasformazioni che gli permisero di assumere qualsiasi forma, dagli animali agli insetti fino agli elementi naturali. Questa padronanza fornì al re scimmia la versatilità e la capacità di fuggire o di affrontare qualsiasi situazione. Inoltre, perfezionò l'abilità Jin Du Yun, la nuvola d'oro che gli permetteva di percorrere grandi distanze in un lampo. Grazie a queste abilità, Wukong raggiunse finalmente la tanto agognata immortalità. Grazie a una combinazione di pratiche spirituali, alchimia taoista e rigida disciplina, ha trasceso i limiti mortali. Wukong era diventato immune a tutte le malattie e i veleni e il suo corpo fisico era impenetrabile ai danni ordinari. Il re scimmia aveva ottenuto la sua vittoria sulla morte. Essere immortale portò a Sun Wukong una nuova prospettiva. Egli riuscì a vedere la vita e l'universo in modo più ampio, comprendendo l'interconnessione di tutti gli esseri e l'importanza dell'armonia e dell'equilibrio. Il re scimmia Sun Wukong
è finalmente tornato alla montagna dei fiori e dei frutti dopo anni di assenza nella sua ricerca dell'immortalità, portando con sé una vasta gamma di conoscenze e abilità soprannaturali. Il suo ritorno è stato accolto con sconfinata gioia e ammirazione dai suoi sudditi scimmieschi, che lo hanno riaccolto come il loro leader più amato e rispettato. Wukong utilizzò le sue nuove conoscenze e i suoi poteri per fortificare e migliorare il suo regno, applicò tecniche di coltivazione innovative, insegnò alle scimmie metodi più efficaci di raccolta del cibo e istituì sistemi di difesa più complessi contro i nemici del suo popolo. Promosse inoltre l'istruzione e lo sviluppo spirituale del suo popolo, incoraggiandolo a ricercare l'equilibrio e l'armonia con la natura. Le scimmie iniziarono a vivere in pace e prosperità, godendo della saggezza e della protezione del loro re immortale. La montagna dei fiori e dei frutti divenne un rifugio di felicità e conoscenza, ma il re scimmia era ambizioso e sapeva che un re avrebbe avuto bisogno di un'arma all'altezza del suo potere, così partì alla ricerca del Jingubang, un bastone magico di immensa forza. Era un pezzo indistruttibile di materiale celeste. Tuttavia si trovava nelle profondità del regno del re drago. Ma nessun ostacolo era irraggiungibile per il volitivo re scimmia, che viaggiò fino in fondo all'oceano per trovare l'arma nascosta nel palazzo del drago del mare orientale. Decise di possedere il bastone magico non solo per aumentare la sua gloria personale, ma anche per usarlo per proteggere il suo regno e mantenere l'ordine. Quando arrivò al palazzo del drago, Sun Wukong si trovò di fronte a una sfida monumentale. Si trattava di una fortezza sottomarina, protetta da potenti creature e incantesimi magici. All'interno del palazzo, Sun Wukong chiese al re drago il Jingubang. Il re drago non aveva intenzione di consegnare il manufatto, ma cercò di scoraggiare Wukong, che sembrava molto irremovibile, offrendogli altre magnifiche armi e reliquie. Tuttavia, Wukong non si lasciò convincere dal re drago e rifiutò la sua offerta. Sottovalutando le capacità del re scimmia, il re drago portò Wukong nel luogo in cui era custodito il Jingubang. Il bastone sembrava un gigantesco pilastro di metallo che sosteneva l'oceano. Rimuovere il pilastro dalla sua posizione sembrava un'impresa impossibile, ma quando Wukong vi si avvicinò, il bastone iniziò a brillare, dimostrando di riconoscere Wukong come suo padrone. Sun Wukong tirò facilmente il Jingubang sopra la sua testa, sorprendendo il re drago e la sua corte sottomarina. Dimostrando il suo supremo controllo sull'arma, il re scimmia la ridusse alle dimensioni di un ago e la infilò dietro l'orecchio. Il re drago ordinò ai suoi sudditi di catturarlo. Tuttavia, grazie alle sue numerose abilità e alla sua magnifica astuzia, Wukong combatté e sconfisse gli innumerevoli guerrieri del re drago. Il re scimmia aveva ora un'arma all'altezza delle sue straordinarie capacità. Tuttavia, sconfiggendo le orde del re drago, Wukong attirò su di sé l'attenzione degli dei celesti. Essi videro in lui una possibile minaccia per l'intero ordine stabilito e fu necessario fare qualcosa per contenerlo. Dopo aver ottenuto il bastone Jingubang, il re scimmia Sun Wukong si fece un nome non solo nel regno terreno, ma anche tra gli dei celesti. Ma il suo crescente potere e la sua influenza stavano causando disagio nelle corti celesti. Preoccupati dal potere e dall'indipendenza di Wukong, gli dei decisero che dovevano tenere a freno questo individuo apparentemente indomito. Sotto la guida dell'imperatore di Giada, gli dei offrirono al re scimmia una posizione onoraria, ma questo titolo gli fu concesso solo per sottomettere Wukong. In cielo gli fu dato il titolo di protettore dei cavalli, un grado che Wukong imparò presto non avere alcun significato. Dopo essere stato insultato e sminuito, Wukong si ribellò, dichiarandosi grande saggio, pari del cielo. Questo affronto scatenò un tumulto nei cieli e l'imperatore di Giada convocò un esercito celeste per catturare Wukong. La battaglia tra il re scimmia e le forze celesti fu a dir poco mozzafiato. Con il Jingubang, Wukong combatté con una ferocia e un'abilità che stupirono gli dei. Nessuno dei guerrieri celesti, nemmeno i più potenti, riuscì a sottometterlo.
Accorgendosi di non poterlo sconfiggere con la forza, gli dei celesti ricorsero all'ingegno. Lao Zi, il grande saggio e fondatore del Taoismo, escogitò un piano per catturare Wukong. Mentre il re scimmia combatteva, chiese l'aiuto di Buddha per arrestarlo. Inebriato dalla battaglia, Wukong fu attratto dalla colonna. Credendo che fosse un altro sfidante, Wukong si avvicinò e la toccò. Non appena la toccò, il pilastro si trasformò in una gigantesca montagna e Buddha la premette con forza sul re scimmia. Spiegò a Wukong che la montagna era la sua mano trasfigurata e che il re scimmia era ora intrappolato nella montagna dei cinque elementi, un sigillo spirituale che neutralizzava il suo potere. Rendendosi conto dell'inutilità della sua resistenza, Wukong si arrese. Sotto la montagna, Sun Wukong fu costretto a riflettere sulle sue azioni e sul percorso arrogante che aveva intrapreso per mettersi in quella situazione. Gli anni passarono e il mondo andò avanti, ma la leggenda del re scimmia, il guerriero impavido che sfidò il cielo, si diffuse in tutto il mondo. Nel frattempo, sulla collina dei fiori e dei frutti, le scimmie desideravano il loro re, raccontavano le sue avventure e speravano nel suo ritorno. La leggenda di Wukong ispirò molti a cercare coraggio e forza in tempi difficili. La sua eredità, pur macchiata dalla ribellione, è un simbolo di resilienza e di sfida all'autorità. Ma non è così che finisce la storia del potente re scimmia. Anni dopo, la storia di Wukong avrebbe preso una nuova piega. Verrà liberato a condizione di servire il monaco San Zhang nella sua missione. Questa epica avventura diventerà nota come il viaggio in Occidente.